Amici di giornale.sm, buongiorno. Oggi siamo qui con Agostino Corbelli. Buongiorno Agostino. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di giornale.sm. Agostino è un caro amico di giornale.sm, l'abbiamo visto già diverse volte fare degli articoli e l'abbiamo chiamato per parlare di patrimoniale. Sei d'accordo? Contrario? Sì, no, perché? Io assolutamente sono contrario alla patrimoniale. In un momento come questo, dove tutte le famiglie, le aziende, il commercio, tutto è fermo, tutto è in crisi, mettere un ulteriore balzello dopo le tassettine aggiuntive che ci sono state ultimamente, io lo ritengo proprio sbagliato, sbagliato come segnale che si dà all'esterno. Tassare la casa per i sammarinesi è un bene primario, è un bene rifugio. È un po' come è successo a Cipro che hanno tassato i conti correnti e sappiamo le polemiche che ci sono state. Tassare la casa è un po' come andare a mettere le mani nelle tasche ai sammarinesi sul bene più caro che hanno, la casa. Casa che è un bene che è già stato tassato al momento della costruzione, perché si paga l'imposta sulla costruzione, oppure al momento dell'acquisto, perché si paga l'imposta sull'acquisto. Tutto questo per andare a recuperare, si dice, 10 milioni di euro, e mentre tranquillamente se ne lasciano andare 170, almeno dall'interpellanza che ho visto questa mattina che ha presentato il Partito Socialista della persona di Federico Pedini Amati e Paolo Crescentini, sembra che siano 170, io pensavo 156, si lasciano andare tranquillamente questi soldi e si vanno Stai a... parlando di monofase, vero? Esatto, Monofase. esatto. Monofase non riscossa. Esatto, si vanno a lasciare a questi soldi, si dice monofase non riscossa, non si pubblicano i nomi, non si pubblica niente, e di concerto si applica una tassa patrimoniale sulle famiglie che, come dicevo all'inizio, già boccheggiano, molti sono senza lavoro. Altri vivono un momento di precarietà grandissima. Ci sono, dicevano, 500 persone che si rivolgono alla Caritas. E noi cosa facciamo? Andiamo a mettere una patrimoniale. È un bruttissimo segnale che si dà all'esterno. All'esterno si dà un segnale terribile, si dà. Perfetto. Ma hanno bisogno di soldi molto probabilmente, perché si dicono che si fa questa patrimoniale proprio per pagare delle spese correnti. Questo è una cosa assurda, no? Esatto. Sì, certo, se per dire fosse fatta una patrimoniale, dice servono questi 10 milioni per incentivare lo sviluppo, per incentivare. Ecco, allora sarebbe un'altra cosa. Uno dice si paga, ma la patrimoniale, i 10 milioni di euro, servono per tappare dei buchi, no? Ma allora, perché non si incentiva, perché non si sviluppa? Noi avevamo parlato in campagna elettorale, da tante altre parti, di pensare a una parola solo, sviluppo, sviluppo, sviluppo. Qui invece sono 6 mesi, tutto è fermo, tutto è bloccato, non si sa che strada prendere di sviluppo. Lo sviluppo è diventato una parola blasfema, addirittura si viene scomunicati se si pronuncia questa parola. E io proprio non vedo cioè non vedo alternative allo sviluppo, perché andare a tassare ulteriormente l'artigiano che già è in difficoltà, si va a tassare sul suo bene comune, che magari è la sua piccola officina, il suo piccolo capannone, andare a tassare il commerciante che in un momento come questo è un eroe, ma però si va a tassare sul suo bene che usa per lavorare, si va a tassare la famiglia proprio con una patrimoniale. Ecco, questo qui secondo me è un segnale molto 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 brutto. Va bene, ti ringraziamo molto Agostino, buona serata. Grazie, buona serata a voi.